Erano tutti pronti a spingere sul gas a Sanremo per l'ultima e decisiva prova del campionato italiano offshore, nonostante un mare dispettoso, capace in poche miglia di eliminare dalla scena una quantità di pretendenti al podio della corsa ligure. E tra spruzzi, salti e virate è stato davvero grande spettacolo. La giornata proponeva due letture diverse. In primo luogo era in ballo la questione titolo tricolore, con due soli candidati, Bruno Abbate, sul gancia dei gancia, e Radice sul polli sottaceti. Un monocarena il primo, un catamarano il secondo. Che la lotta fosse assolutamente favorevole ad Abbate, lo si è capito guardando semplicemente le condizioni del mare. Troppo agitato per dare speranze a un catamarano di chiudere bene la prova. A Sanremo sono comunque scesi in acqua parecchi scafi con l'intenzione di vincere semplicemente la tappa tricolore. E proprio da piloti non coinvolti nella bagarre dell'assoluto è venuto fuori il vincitore. L'Usher, splendido monocarena alato con il progettista Fabio Buzzi al timone insieme a Di Luca e Nicolini. Un successo meritatissimo per diversi motivi. Una vittoria che allontana da Di Luca l'angoscia dell'incidente terribile dell'Isola d'Elba. Per il Lusher è andato tutto liscio e non è bastato a Damiano Spelta battere il record velocistico della giornata per raggiungere il leader della gara. Spelta, secondo sul traguardo con il suo Paul Picot, ha preceduto proprio il gancia dei gancia di Abbate, Gumbiné, Gancia e Novi, nuovo campione italiano. Per Radice, la sola consolazione di essere riuscito a concludere la gara con il suo catamarano Polli Sottaceti. Quinta piazza e titolo simbolico di vice campione d'Italia. Sono sesti i fratelli Ravizza su Annabella al termine di una stagione tutta in positivo. Settimo posto per Curioni con il suo Lario. Alla fine, grandi festeggiamenti per i nuovi campioni italiani, applauditissimi sul molo di Sanremo. E per Buzzi e Company, autori di una prova eccezionale, piena di buone prospettive per il futuro. Appena finita una drammatica gara, l'ultima della stagione a Sanremo, decisiva per il campionato italiano, ha vinto il Lusher, l'imbarcazione tipo Nitro, l'alato quadrimotore motorizzato Sitec, guidato da Fabio Buzzi, Alberto Di Luca e Luca Nicolini. Intervistiamo il costruttore, pilota e progettista di questa barca. Fabio, è stata una gara dura? No, direi non durissima perché non era molto lunga, direi che molto intelligentemente gli organizzatori l'hanno ridotta, soprattutto al secondo giro il mare è rinforzato, quindi direi che le precauzioni prese dall'organizzazione erano giuste. Siamo orgogliosissimi della prima vittoria dei motori nostri, che sono i nuovi motori Sitec che sono stati costruiti quest'anno. E la barca è andata benissimo, l'equipaggio anche, Alberto Di Luca, che non aveva mai guidato questa barca, è stato meraviglioso, in mare veramente difficile, e altrettanto tuo figlio qua, che a cui dobbiamo il merito di averci fatto partire con la timoneria dritta, perché siamo usciti dal porto con la timoneria in contrario, insomma l'abbiamo invertita in mare. È stato infatti avrete visto, l'uscita di porto è stata piuttosto laboriosa.